Alla ricerca del tempo perduto, se poi si parla di Brexit in tempi di Covid, si capisce che di tempo non ce n'è mai abbastanza. I negoziati per arrivare al gentleman agreement entro la fine dell'anno sono ripresi e in via telematica già alla fine di aprile e vanno a rilento. Entro il 30 giugno le parti Unione Europea e Governo Britannico potranno decidere per una estensione che consenta di negoziare oltre il 2020. Il capo negoziatore dell'Unione, Michel Barnier, si è detto molto scettico nelle sue ultime esternazioni. Le posizioni su molti dossier restano distanti e il Premier Johnson non prende in considerazione un'estensione del periodo di transizione. Il Regno Unito potrebbe ritrovarsi ad affrontare una recessione dovuta al coronavirus e tutta una serie di problemi si aggiungerebbero da un mancato accordo commerciale con Bruxelles, che potrebbe tradursi nell'interruzione delle forniture. Basta ricordare la riduzione di scorte ai supermercati sotto la pandemia. Insomma, non è il massimo per un governo che sta dando il meglio perché tra i cittadini torni l'ottimismo. Dopo quella politica, il 31 dicembre prossimo, stando ai piani di Londra, si dovrebbe invece consumare la Brexit economica che traghetterà i britannici fuori dal mercato unico europeo e dall'unione doganale.